Uno è quello di un po' di smontare l'idea che l'autismo è un deficit cognitivo legato all'incapacità di capire gli altri mediante processi di mentalizzazione. Cioè è una malattia molto più semplice, in un certo senso, una malattia neurologica che impedisce lo sviluppo del sistema nervoso per ragioni genetiche. E soprattutto motorio, e quindi anche la capacità di capire gli altri mediante il meccanismo specchio viene diminuita. Se io non ho un sistema motorio adeguato, non posso avere un meccanismo specchio. Quindi la malattia incomincia con segni motori, e attualmente ci sono molti studi su questo, cercando di vedere, di parlare. E quindi noi non abbiamo fatto molti lavori sull'autismo, però dando questo seme. Che non è solo, capisci? Per l'autismo ci sono tre momenti: è una malattia psicanalitica, è una malattia della psicologia cognitiva, e adesso noi siamo riusciti a renderla una malattia come tutte le altre, non una malattia magica. Ecco, questo direi è stato il nostro contributo. Una cosa poi su cui lavoriamo molto adesso, perché un po' la società lo richiede, è quello di vedere di applicare i neuroni specchio alla riabilitazione, nella cosiddetta Action Observation Therapy, cioè facendo vedere le azioni, tu attivi in forme di paralisi non gravissima, ma insomma, attivi i circuiti motori e le sinapsi che ancora sono efficaci possono riprendere a funzionare. E ci sono dei risultati molto belli, ad esempio dei bambini spastici, in cui vedendo delle azioni migliorano. Poi una cosa che non sono risultati miracolosi, però per certe persone anche migliorare di un po' è già molto. Dove i risultati sono quasi miracolosi, anche se in questo caso forse guarirebbero anche così, è dopo i traumi ortopedici. Cioè dopo, se uno è stato ingessato per 40 giorni, o se magari tutte e due le gambe ingessate, poi ha un'enorme difficoltà a riprendere a camminare, perché durante il periodo di malattia lui ha imparato un'altra maniera di camminare e quindi il suo sistema nervoso dice si cammina così. Ora così però è male perché cammini tutto zoppo. Ora per riabilitare ci vuole molto tempo. Gli ortopedici, se questo è stato fatto in Italia, hanno mostrato, se ti fai vedere un filmato di come si cammina bene, magari di te stesso di come camminavi prima, l'input visivo arriva al sistema motorio e rimette in funzione quelle sinapsi che non sono morte, ma sono un po' dominate dalle nuove, dicono state zitti voi, si cammina così, e queste riprendono il comando e mi dicono che in una settimana riprendono a camminare normalmente, mentre con la terapia tradizionale ci vuole un mese, forse di più, camminano con le gocce. Questo è un campo che non è magico, più diciamo, tanto guarisce lo stesso. Però lo stesso, guarire in una settimana o camminare, soprattutto per le persone anziane, è un grosso problema. Questi sono i due filoni, autismo e riabilitazione motoria.